i 5 kg più di Percioccio e poi diversi chili nei confronti degli altri avversari mettono la corsa sull'incertezza. Intanto la corsa prende il via, i cavalli sono un po' tutti vicini quando, come avviene dalla partenza dalla racchetta, ed è Carlotta Spirit che si porta a condurre in seconda posizione Polar Jet per vie interne per la Napoli, in quarta posizione per vie esterne il numero 3 Tico Palabra. Primo passaggio davanti alla retta d'arrivo con Carlotta Spirit in vantaggio, Polar Jet in seconda posizione, avanza Country Format in quarta posizione per vie esterne, all'interno invece agisce per la Napoli. Cavalli sono più o meno in fila indiana con Carlotta Spirit che continua a condurre nella retta opposta a quella dell'arrivo. C'è un'azione da parte di Country Format che appariglia in seconda posizione il numero 1 Polar Jet, che comunque reagisce, invece per via interna trova un buon varco il numero 7 per la Napoli, che attacca il battistrada e passa in vantaggio. Per la Napoli cerca di reagire, ma ora cede le armi e viene superato anche da Polar Jet, che si porta all'attacco del numero 7 per la Napoli, che tenta la fuga, invece dalle retrovie cercano di risalire anche Tico Palabra e con il numero 2 Pier Giorgio. Siamo in retta d'arrivo, Polar Jet all'attacco di per la Napoli, che comunque reagisce all'interno, avanza anche Pier Giorgio che batte il baleno, si porta a ridosso di 2 e passa in vantaggio. Siamo ai 50 finali e Pier Giorgio in vantaggio, che va a vincere facile nei confronti del numero 1 Polar Jet, del numero 7 per la Napoli e quindi il numero 3 Tico Palabra. Il favorito per Giorgio a 2.41 va a vincere in seconda posizione Polar Jet.